aprile l'ho dedicato al primo francobollo della nostra storia, 1851. In un primo momento avevo detto, ma al primo aprile ci metto la data di nascita di Antonioni, mio uomo di sport. Ma poi in realtà, quando scopro che il primo francobollo della nostra storia, in una storia postale che cambia in 10 anni, dal 1849 al 1859, quando si comincia a fare l'Italia, quando si incomincia a scoprire che si può mandare una lettera con questo francobollo che è elemento di garanzia. Anche lì è una mostra al parterre organizzata dal quartiere. E io devo dire di curiosia a tal punto che magari in quel giorno ho preso le 3 pagine che aveva scritto il gruppo filatelico fiorentino, ma dopo ci ho fatto delle ricerche, magari ho capito passando in libreria da un libro di Zevi sui francobolli in Italia che ogni stato italiano era partito su per giù in quei 10 anni, la Toscana era il terzo ad essere partito. Ma era bellissimo che il primo francobollo fosse un marzocco, il simbolo della nostra città, fosse valido per tutto il Granducato di Toscana. E mi sono reso conto che poi in realtà la storia della nostra città non è storia solo dei grandi personaggi dell'arte, della cultura, dei grandi personaggi medici, che troverete un po' tutti, perché ho cercato di fare con equilibrio. Ma lo diceva Anna Benedetti all'inizio, noi sottaciamo ad esempio che Firenze è una grande città di scienze, mentre dal 300 al 500 la storia della nostra città è fatta soprattutto del mecenatismo sul piano culturale, sul piano artistico. Noi abbiamo una Firenze che nel 600 e nel 700 magari non ha più grandi iniziative di mecenatismo artistico, perché i medici di quel periodo diventano molti attenti alle chiese, si dedicano a opere religiose, ma abbiamo una grande vitalità da un punto di vista scientifico. Ironia della sorte, i medici trattano prima bene e poi male Galileo Galilei. Io ho voluto ricordare al 10 di luglio, quando lo ricordarono bene, perché era giovane Galileo, e il Granduca Cosimo II lo volle portare a Firenze dandogli un titolo primario di matematica e fisico del Granducato di Toscana, cioè il primo uomo per la matematica e la fisica Granducato di Toscana. Era il periodo dell'idillio fra Galileo e i Medici. Un anno prima, trasformando un giocattolino delle lenti che aveva trovato in Olanda, aveva sostanzialmente costruito il primo telescopio Galileo. Arrivando a quella conoscenza, non potrà essere considerato l'autore dell'invenzione, perché da un punto di vista dell'intuito del riflesso delle lenti è un olandese, ma il fatto che gli dà uno sviluppo tale da poter leggere le stelle è indubbiamente Galileo Galilei. E quando scopre i 5 satelliti di Giove, dal 7 di gennaio, 3 le notti successive le altre 2, gli darà tutti nomi medicei. Quindi Cosimo II si rende conto del personaggio, del profilo, fa concorrenza a Padova, gli dà una grande diaria e lo porta a Firenze. Certo, l'uomo inventa, scopre, diventerà lo scienziato che tutti noi conosceremo, ma quando sarà colpito dalla Santa Inquisizione, il Medici che subentra a Cosimo II, il figlio Ferdinando II, non lo coprirà abbastanza e Galileo morirà nel 1642 in mezzo agli stenti, assistito solo da Suor Maria Celeste, la figlia che si era fatta suora, e i 2 discepoli. Ma non sono 2 discepoli da poco: il Vincenzo Viviani, grande scienziato, e il Torricelli, che inventerà il barometro. E questi 2 riusciranno a creare un clima che porta nel 1657, siamo sostanzialmente a 15 anni dalla morte di Galileo, a costituire l'Accademia, che si chiamerà Accademia del Cimento, animata dal fratello del Granduca, il Cardinale Leopoldo, che con 2 personaggi particolari, un medico d'eccezione, Francesco Redi, e il Pietro Michalotti, che poi diventerà anche un diplomatico e farà da segretario, organizzatore, conosceva tanto di scienza anche se non era un vero e proprio scienziato, a costruire tutta una serie di invenzioni, tutta una serie di personaggi che vedranno anche dall'estero. Se voi andate a capire, se noi andiamo a vedere Niccolò Stenone, chi era Niccolò Stenone? È uno scienziato che dalla Danimarca viene a Firenze colpito dal fascino dell'Accademia del Cimento e definisce che Firenze in quel momento è il centro di interesse per le scienze a livello mondiale. E Stenone è colui che inventerà la vulcanologia, la mineralogia,
e è di fatto assimilato a essere fiorentino. Quando morirà Cosimo III vorrà che sia seppellito, dove ora? In San Lorenzo. Quel clima della Firenze città di scienze porterà nel 1775, un secolo dopo, ad avere il museo di scienze naturali più importante del mondo. Pensate alla invenzione della specola, ovvero quelle cere anatomiche che identificano il corpo umano e che in qualche modo sono di lezione a tanti altri, gli animali imbalsamati. La specola e il museo di scienze naturali diventerà un riferimento a livello mondiale. Anche oggi è articolato in sei sezioni, perché al di là della specola accanto a Palazzo Pitti, accanto alla Reggia, vedete cosa c'è vicino all'università per la geologia, per la mineralogia, per quello che è la scoperta dei fossili. Insomma, una città di scienza da cui non a caso arriveranno i grandi inventori dell'Ottocento, perché Firenze ha dato i natali a colui che ha inventato quello che per noi è lo strumento indispensabile oggi, il telefono. La prima testimonianza del telefono nasce da quell'Antonio Meucci che io ho identificato nel giorno della sua nascita, il 1808, il 13 d'aprile, San Frediano. Mettemmo anche una lapide, anch'io ho tutta la mia passione di Meucci, di nuovo, no? L'amministratore che conosce le cose meglio. Quando mettemmo, grazie alla Telecom, la lapide che ricordava la sua casa, finalmente identificata da uno studioso, si chiamava Catania, in via dei Serragli, nel piano San Frediano. E il primo telefono della storia l'abbiamo a Firenze, non abbiamo solo l'inventore. Che se voi andate alla Pergola, nel nostro teatro, dove Meucci per la prima volta lavorò come meccanico, aveva tale in testa il suo futuro teletrofono, perché fu questo il primo nome del telefono, che voi vedete, ne sono rimasti tre, erano quattro bocchettoni collegati, uno dove c'è il palco, uno ai 17 metri d'altezza del palco, dove magari lui dava gli ordini ai suoi sottoposti. Uno in fondo alla sala, perché nel momento in cui montavano gli scenari e facevano la confusione del montare la sala, attraverso questi bocchettoni si comunicava. E questo fu un personaggio che poi ha avuto la dignità del riconoscimento dell'invenzione dopo che Bell ne aveva già sfruttato tutti i diritti. Ma il solo fatto che quest'uomo fosse nato qui in questa città, avesse quegli stimoli dati da questa città, è qualcosa di veramente significativo e importante. Così come è bello, anche se questo non costituisce un primato mondiale, ricordare quando le tecnologie della nostra comunicazione entrano a Firenze. Io ho fissato il 28 di febbraio 1894, quando arriva la prima macchina, che viene chiamata una diligenza a motore. La comprò un nobile, il marchese Ginori, stava in Via del Prato. La fece arrivare tutta impacchettata da Parigi, arrivò al porto di Livorno. Arrivò la notte e non la voleva far vedere, ma con il sindaco di Firenze, l'amico Pietro Torrigiani, aveva già fissato che il giorno dopo sarebbe arrivato con la diligenza a motore nel Parco delle Cascine. Lì lo aspettava Pietro Torrigiani e lui arrivò con questa macchina. Pensate, dal 1894, e la motocicletta, ovvero il motore applicato alle due ruote, già nel 1901, 7 anni dopo, al Parco delle Cascine, vide il signor Riva fare un percorso sul chilometro lanciato a una media di 80 all'ora. Pensate all'evoluzione che aveva già raggiunto. Del resto, sulla velocità noi avevamo già impostato quello che era la scoperta del velocipede. È incredibile che quei mezzi con la ruota grande e quella piccolina facessero fare delle corse ciclistiche, e la prima in Europa fu fatta a Firenze, da Firenze a Pistoia, il 2 di febbraio del 1870. La vinse un belga e i primi tre non erano italiani, ma questa cultura del mezzo, della velocità, era così già all'avanguardia a Firenze che, se guardiamo i tre aspetti, ritroviamo la nostra città sempre fra le prime. La stessa scoperta del volo, e quindi il passaggio al volo, portò che il 28 di marzo del 1910 Firenze fosse la seconda città in Italia dove avvennero delle esibizioni aviatorie, dove in quello che per una ventina d'anni fu l'aeroporto di Firenze, Campo Marte. Non è un caso che noi abbiamo l'inaugurazione di Peretola, dell'aeroporto di Peretola,
in località Cipresso del Nistro, dove è oggi, il 4 giugno del 1931. E abbiamo l'inaugurazione dello stadio, tutti e due episodi che ho messo, il 13 settembre del 1931. Perché lo stadio viene costruito, non è più possibile andare con gli aerei, l'aeroporto viene portato in quello che è il sito dove poi a 80 anni di distanza abbiamo messo una stele oggi. Anche lì, le informazioni dove le prendi? Ma io devo fare le inaugurazioni, i ricordi, queste segnalazioni. Per questo è un libro da amministratore, perché molte di queste date nascono da questa mia esperienza concreta. Non... Ai libri ci arrivo dopo per capire di più, ma è l'esperienza dell'amministratore che mi ha portato ad arrivare a fissare molti di questi momenti. Certo, ho citato la velocità, il dinamismo, ho citato la scienza attraverso personaggi che voi avete sentito, che sono conosciuti, ma ne ho cercati anche altri che non sono così conosciuti. Pensate in qualche modo alla chimica, questa dimensione così importante e rilevante. La chimica ci porta ad avere un personaggio come Hugo Schiff, che voi troverete al giorno 30 gennaio, è il suo giorno della laurea a Gottinga. In Germania, perché non rimase in Germania ad applicarsi alla chimica? Non rimase in Germania perché era un personaggio che era molto politicizzato, era un grande amante di Marx e lui rischiava la vita perché essere amici di Karl Marx significava rischiare la vita. Scappò, venne in Italia e lo vediamo, è bellissima questa foto con questo personaggio con i capelli tutti scaruffati, con dietro la lavagna. Se ne parlate con il professor Bertini. Vi dirà che oggi è il luminare della chimica a Firenze, vi dirà che grazie a Schiff nelle prime cinque facoltà universitarie che furono poste quando Firenze diventò città universitaria, molto derivava dalle sue scoperte. Alcune sue formule sono ancora oggi indicate con il suo nome perché le ha inventate e creò le condizioni perché personaggi come Sacconi o Bertini siano considerati fra i più grandi chimici a livello internazionale. Ho citato anche dei medici molto importanti, e sono un personaggio come Piero Palagi, che poi ha avuto il nome del nostro istituto ortopedico, perché il giorno della sua scomparsa, nel 1947, noi dobbiamo ricordare un personaggio che a Firenze, in quel settore, ha fatto compiere delle azioni d'avanguardia di grandissimo rilievo. Certo, il personaggio principe dei medici e della cultura medica, io l'ho indicato nel primo marzo, era Francesco Redi, che appunto nel 600, nel 700 era considerato il medico per eccezione. Ma ho voluto con figure tipo quelle di Palagi di oggi, o consentitemi, il Giulio Chiarucci, l'uomo che inventa la psichiatria. Perché oggi noi diamo il giusto riconoscimento a chi ha fatto passare il malato dal manicomio ad altre strutture. Ma guardate che il manicomio, il primo manicomio in Europa, fu a Firenze. E fu una grande invenzione, perché il matto prima veniva considerato un soggetto da ridurre nelle condizioni di detenzione dei peggiori delinquenti, ovvero vi era l'identificazione matto-delinquente. Il fatto di aver separato la dimensione del carcere per il matto con un istituto specialistico fu una grande invenzione di Giulio Chiarucci, che veniva da Empoli ma operava a Firenze, a Santa Maria Nova, che volle trovare in primo luogo un reparto nella sua Santa Maria Nova, di cui fu direttore. E poi identificò dei locali perché capiva che la sua battaglia per affrancare il malato di mente dal delinquente non poteva essere portandolo accanto ad altri malati, perché comunque riconfermava che il malato di mente creava fastidio. E allora trovò nell'istituto di Bonifacio, oggi è la questura in via Bonifacio Lupi, il luogo. E vi è nelle cronache dell'epoca, di fine Settecento, nella Firenze illuminata di Pietro Leopoldo, questo racconto della camminata dei matti che da Santa Maria Nuova si recavano nei nuovi locali di via Bonifacio Lupi per trovare un percorso che allora, in modo di grande avanguardia, si indicava come un percorso di riabilitazione. E allora, accanto a tutto questo, poi tanti episodi dello sport, ho citato prima la corsa di velocipedi, ma come non ricordare il palasport che doveva essere una piscina per le Olimpiadi che voleva Bargellini e che invece fu trasformato nell'86 in Palazzo dello Sport, lo stadio di atletica rifatto dopo che era stato da 15 anni buttato giù la pista dello storico campo di calcio,
la nuova Fiorentina, quella che abbiamo fondato io e il sindaco il 1 agosto del 2002, come la vecchia Fiorentina, quella del Marchese Ridolfi, che aveva fondato il 26 di agosto del 1926. Ma anche queste cose per dire che cosa? Che la storia di una città noi siamo abituati a vederla giustamente secondo l'ordine cronologico, ma spesso chi la città la vive non ha bisogno di fare una sequenza di anni, ha bisogno in ogni luogo, in ogni sensazione, in ogni momento di trovare il perché, che questo perché sia un qualcosa che ti arriva da secoli o che questo perché ti arriva da 10 o 20 anni. Tutto ciò che è storia ha un suo percorso e io volevo fissare in un unico tratto, in un'unica istantanea, gli episodi, le vicende, i personaggi. Poi ciascuno di loro risalire alla loro storia, al contesto, ma indicare 367 personaggi, eventi, momenti, fatti storici che mi identificassero il pulsare della città. E tentative e l'operazione che ho cercato di fare, per questo non troverete come in una storia di Firenze del Bargellini, dell'Istrio, del Davidson dignità solo ai grandi fatti culturali o ai grandi momenti artistici, ma troverete ciò che hanno significato momenti di sport, momenti di cultura, momenti di scienza, momenti di musica, tutto questo in 367 episodi. Consentitemi, vi sono stati anche dei momenti in cui non era facile scegliere l'episodio, perché la vita della città in una determinata data proponeva tanti momenti. Lo cito spesso, il 18 di febbraio io ho messo la morte dell'elettrice Palatina, perché è troppo importante Anna Maria Luisa de' Medici, la donna, la grande donna di Firenze, la grande figura che ha lasciato un patrimonio di 300 anni di governo mediceo alla città, non al rivolo dei parenti o delle altre dinastie. Se oggi Firenze è città di cultura è perché lei ha saputo mantenere integro questo patrimonio. Però il 18 di febbraio non è successo solo la morte dell'elettrice Palatina. Il 18 di febbraio è morto Michelangelo Buonarroti nel 1564. Certo, quando si tratta di Michelangelo, allora ho evidenziato in quel caso invece che la morte e la nascita. E ho parlato di Michelangelo al 6 di marzo del 1475, il giorno della sua nascita. Del resto, che era la sua nascita, l'avevo imparato, sempre l'esperienza dell'amministratore, vi racconto questo episodio. Ma io faccio il patto d'amicizia, responsabile degli affari internazionali, con la Duma di Mosca. Consiglio Comunale di Mosca nel 2003 vuole un rapporto d'amicizia con Firenze, nasce tutto da una visita, individuiamo il fatto che io debba andare là a firmarlo e loro, senti, il 6 di marzo, alle mie segretarie, ma rapido, dico, ma ditegli, il 6 di marzo c'è, non mi ricordo cosa c'è, una cosa importante, facciamoli il 7, l'8, il 5, e questi, no, il 6 di marzo, è una cosa nella quale in qualche modo ci guadagniamo noi, quindi dico, va bene, vengo il 6 di marzo, che la cerimonia è alle 5, l'aereo mi arrivava alle 3, dico, guardate, io rischio anche di arrivare in tardi, no, il 6 di marzo, per fortuna arrivo preciso in tempo, e mi trovo in quello che io non conoscevo, il Museo Puškin, che è il museo più importante di arte contemporanea, di arte moderna, antica, contemporanea di Mosca, il più importante museo di arte a Mosca. Il cortile nel 96 è stato interamente rifatto e risistemato con un tratto. Per identificarlo, Museo dell'Arte hanno copiato il cortile del Bargello, per cui è quadrato, vi è la fontana nel mezzo, vi è la scalinata sul lato destro, è la riproduzione, se volete, sfiziosa, ma del Bargello. E quindi ci hanno messo nel cortile tutte le copie delle nostre opere. E c'è tutte le formelle del Brunelleschi in piazza Santissima Annunziata, vi è il Davide di Donatello, vi è il Marzocco, vi è la copia più grande, quella dominante, del Davide. Allora questo patto loro lo volevano firmare sotto il Davide che è lì a Mosca, quindi il Davide, diciamo, più presente, la copia del Davide più presente a Mosca, il giorno della nascita di Michelangelo. Io ero nato il 6 di marzo, nella mia mente mi entrò lì, quindi dico, va bene, il 18 febbraio si può mettere l'elettrice Palatina, il 6 di marzo in qualche località del mondo è più ricordato che a Firenze, devo dire, da allora ho sempre fatto il 6 di marzo la commemorazione con deposizione della corona, però oppure il 18 febbraio è morto Bonsanti, grande sindaco letterato. Il 18 febbraio è morto il Beato Angelico, grande pittore del Rinascimento e San Marco.
Quindi magari ci sono stati dei giorni in cui avevo 10.000 episodi e cercavo di risistemare giostrando su questi fatti per far comparire fra i 367 un po' tutti i personaggi e gli eventi della città. C'erano dei giorni in cui l'episodio andava più cercato, però vi posso assicurare che in tutti i giorni non ho fatto fatica a trovare qualcosa che riguardasse veramente la nostra città. E la sensazione finale, nello scrivere questo libro è proprio questa. Noi viviamo in un giacimento culturale straordinario, mi direte, lo sanno tutti. Sì, però andando a cercare, andando a leggere, andando a vedere, ti rendi conto che questo giacimento culturale è straordinario non solo per le opere auliche che offre al mondo, ma anche per quel qualcosa di sconosciuto che poi in realtà diventa particolarmente importante perché in qualche modo lo scopri. È forse il nostro difetto, che nello scoprirlo spesso questa città si dimentica di qualche personaggio, di qualche episodio, però in fondo un almanacco così serve anche per riportare alla luce e dare un agile strumento a chi ama a tal punto Firenze che non vuole scordarsi di nulla. Grazie.